Come amministrazione, la scelta è stata quella di adempiere e far rispettare tutte le ordinanze e i decreti ministeriali e regionali, senza però aggiungere nuove imposizioni, più che altro per non aumentare la confusione che già regna in questo periodo dove purtroppo vi sono nuovi aggiornamenti normativi quasi tutti i giorni. Devo dire grazie ai dipendenti del comune che con spirito di sacrificio hanno reso possibile il mantenimento dei servizi essenziali ai nostri cittadini. Sempre grazie ai dipendenti e ai volontari del gruppo Comunale Protezione Civile siamo riusciti a garantire lo svolgimento del mercato secondo le direttive regionali, in modo da dare un servizio ai nostri cittadini e grazie a molti dei commercianti e artigiani del paese viene garantita la distribuzione dei generi di prima necessità anche a domicilio. Grazie ai volontari di Protezione Civile è stato poi garantito il servizio di distribuzione di alimenti alle famiglie indigenti che vengono forniti dal Banco Alimentare, come ogni mese. Per quanto riguarda la comunicazione, ci siamo attivati soprattutto sui canali social, molto seguiti dai cittadini in questi giorni, sia per dare informazioni, sia per proporre servizi specifici in questo periodo come supporto di psicologi che si sono messi a disposizione o anche momenti formativi, culturali, di intrattenimento in queste lunghe giornate con registrazioni fatte da artisti locali. Le difficoltà maggiori che purtroppo abbiamo registrato sono ad esempio quelle della mancanza di infrastrutture come la banda larga nel nostro paese, che limitano le possibilità dello smart working.